L'enciclopedia Treccani ha inserito come neologismo la parola salvinata. Lo sapeva? No. Sì. Come la spiegherebbe la salvinata? Poi le dico come è scritta. È come è scritta? No, temo che non sia... Lei come la spiegherebbe? Come la belvata. No, un'idea, una proposta, magari loro intendono come provocazione, non so che... Trovata, uscita tipica del politico Matteo Salvini. Vabbè, così è ancora, vabbè, però è ancora decente, dai. Allora, io adesso... Non è proprio cazzata, ci sta. Allora, facciamo un gioco, io adesso le dico alcune salvinate e lei mi dice se è pentito o se rivendica, non sono scelte politiche, sono salvinate. Sì. Quindi lei non mi argomenti, mi dica... Pentito o rivendico, ok? Cos'è pentito o rivendico? La famosa citofonata, scusi, lei spaccia? No, rivendico, anche perché sono finiti in galera tutti. Ma lei non deve argomentare, proprio è un rivendico. Gioco, funziona così. La personalizzazione dello scontro con Laura Boldrini quando in quel comizio lei, diciamo, ha detto una sosia ad una bambola gonfiabile. Chiedo scusa. Bene. Nel 2000, da direttore di Radio Padania, ha trasmesso la finale degli europei Italia-Francia e ha tifato per Zidane per la Francia. Mai più lo rifarei, coi francesi. Nel 99, Maronna, pensi lei, non ha dato la mano a Carlo Azeglio Ciampi, che allora era presidente, e gli ha detto no, grazie dottore, lei non mi rappresenta, e lui invece gli ha detto no, gliel'ha data, io invece la saluto cordialmente. È stato un signore, ma l'ho fatto coscientemente. Quindi rivendica? Perché rappresentava un sistema cadente in cui non mi identificavo. Però Presidente della Repubblica, sì, lo rivendica? Stato... Da uomo delle istituzioni? Oggi non lo rifarei, evidentemente. Beh, allora, cosa c'avevo, 25 99. Anni? 25 anni ci può stare, dai. Lo rivendica. Cedo due Mattarella per un mezzo Putin. No, diciamo che avendo scatenato la guerra lasciamo perdere. Pentito. Sì, sì. No, che se uno scatena una guerra passa dalla parte del torto. Senta, allora, non apro il capitolo sterminato della Russia, ma sempre, diciamo, rispetto a questo, l'ultima sua uscita dopo le elezioni della Russia, in cui ha detto il popolo ha sempre ragione, considerando che tipo di elezioni si svolgono lì, che non c'è pentito di vendica. No, ma io adesso ho imparato a qua, zitto e oltre. Lì avevo detto una roba normale. Hanno votato... Ne prendiamo atto, ma non dico più manco questo. Quindi perché le elezioni... passiamo oltre. Quindi è un... Viva la democrazia, quindi viva sia... la libertà, peace and love. Peace and love, ma siamo più verso il pentito o più verso il rivendico? No, ma ho detto una roba banale, ho detto hanno votato. La no, ha detto ha sempre ragione, siccome non si svolgono in piena democrazia. Allora, togliamo questa seconda parte, hanno votato punto. Vabbè, quello è andato di fatto. Niente. Non hanno votato, non c'è. Pentito, rivendica X. 1x2, dai, 1x2. Vabbè, mi dice, lei qualche gaffe, no? Le è capitato come a tutti di farla. A voglia. Mi dice quella che l'ha divertita di più a ripensarci, che le viene ancora da ridere? La gaffe? Delle gaffe. La gaffe del cuore ce l'ha. No, e ne ho fatte parecchie, quindi diciamo che si sono diluite. Una volta ha detto che la Spagna aveva concesso il porto sicuro a Madrid, che dista 350 chilometri dal mare, si ricordava più sulla spiaggia a Madrid lei. Vabbè, questa magari era distrazione, sì, questa è una cazzata, mi sembra evidente.